Allora, siamo qui con Michele Rinaldi. Sabato arriva al Neri l'Ancona. Che avversario vi aspettate, dato che la posizione di classifica è identica con gli stessi punti? Ma sicuramente è una squadra che vorrà venire qua a fare la sua prestazione dopo la sconfitta di lunedì col Frosinone. Sicuramente troverà anche una squadra arrabbiata come Rimini, perché una sconfitta immeritata come sabato vogliamo riscattarci subito. Quindi è una posizione di classifica che vede le due squadre agli stessi punti, però abbiamo il piccolo vantaggio di giocare in casa e cerchiamo di sfruttarlo. Vedendo la situazione di classifica, secondo te i 32 punti sono meritati? C'è qualcosa che manca a livello di classifica? Come vedi la situazione? L'umore che si sta respirando in quest'ultima settimana nello spogliatoio? No, io ho sempre detto che la posizione di classifica nostra non è questa, però la classifica parla, in questo momento ci dobbiamo salvare, i punti dicono che ci dobbiamo salvare. Per quanto riguarda l'umore dello spogliatoio, penso che sia un umore sicuramente di tristezza. Sappiamo che è un momento difficile per noi, veniamo da 3 sconfitte. Ma dobbiamo essere bravi e cercare di prendere come positivo la prestazione di sabato e cercare di portare a casa dei punti. Michele, l'ultima domanda, quanto manca il tifo della curva biancorossa, soprattutto nelle partite casalinghe? No, io su questo non sono d'accordo, non manca, è sempre positivo e cercano di dare sempre il loro contributo. Anche a Modena col Sassuolo si sono fatti sentire e hanno applaudito anche della squadra perché hanno visto che la prestazione c'è stata. Ovviamente saranno dispiaciuti come tutti noi per il risultato, ma non è mai, secondo me non è mai mancato. Michele,